Hola Luciadores e lapidari di lapidatori di lampadari, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro impavido Silverius, ben ritrovati, guarda lì che bravo, che ti saluta anche. Esatto, il ragazzuolo è garbato, ma diciamo di non perderci in indugi e quantugi. Sento lo scampanio continuo perché c'è gente che a dispetto di noi ha già suonato le campane. Come detto, andremo di nuovo verso Petit et Londres perché devo mostrarvi delle cose immonde. Allora, qua c'è una piccola scorciatoia da usare con cautela perché il cascare di sotto è un amen. A cosa serve quella scorciatoia? A una secchia di minchia, però serve se per caso avete questo gioioso... Scusate, guardate sopra la porta, lo so che è un gioco di luci, ma sembra lo sbratto di Aldrich, così, tanto per... stavo dicendo, serve se volete fare le speedrun per guadagnare qualche secondo. Allora, ricordatevi sempre che nonostante i vasi rotti si ripristinano, le ascensori rimangono dove le avete lasciate, ok? Messaggi curiosi tipo morte, io invece mi aspettavo robe tipo tira fendenti a muri indivisibili. Vi rendete conto le prime partite quando ancora non si sapeva dove erano tutti i muri invisibili, che c'è gente che se li ha fatti passare tutti? Genti a vanvera, tipo il Silver. Allora, come detto, attraverseremo per modo di dire Petit Londres. Perché per modo di dire? Perché essenzialmente non andremo di lì. Ok, sento dello sgarontolio. Come sempre, il vociar con mestizia, e somma prudenza. Allora, noi dobbiamo, se non ricordo male, noi siamo usciti da di qua e quindi dobbiamo entrare da di qua. Perfetto. Chissà perché ero convinto che fosse a sinistra quella che ci interessava a noi, e invece no. Allora, con la chiave universale si apre questo simpatico, impavido cancelletto. Valle dei Dragoni. Allora, scusate. Grazie, me la stavo dimenticando. Si possono percorrere queste lande. Allora, questo lato ve lo mostro adesso perché magari non lo farò poi, perché non è detto che io ne abbia voglia nel mio corpo. In futuro, dopo che l'avremo incontrata, qua, se non ricordo male, ci sarà il set di Beatrice. Non vorrei ricordarmi male, in caso correggetemi, perché come detto io non ci gioco da un fottio e mezzo di anni, quindi ci sta che io sbagli. Allora, questo è l'ingresso per la città infame. Andando di qui si possono affrontare quei simpatici ciccio bomba cannoniere che ci faranno tanto male. Vediamo, così per curiosità mia, come siamo messi, così tanto in scioltezza sprechiamo una bombetta che tanto ciappa lì e ciuccia. Allora sì, facciamo pochissimo danno, li attiriamo a due alla volta, che è sempre meglio che ammazzi da sei. Sono veramente diventati più brutti. Facciamo un danno uno e un cacchio. Benissimo, anche perché io non volevo affatto venire di qua, era tutto per togliermi uno sguazzabuglio mio. Là. Grazie, però loro fanno male, sanno far male e sanno offenderti la mamma in pochi rapidi gesti. Oltretutto sono veleniferi, perfetto. Ciao. 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 Tre starpi dei giorni, ma non lo farò. Vediamo se riusciamo a far perdere l'agro. Ok, almeno a uno dei due. Chissà perché ci aggra sempre quello più lontano, con quanta imputicizia. Però vediamo se riesco a far valere la mia prepotenza e la mia arroganza. Vabbè, che scemo. Ce l'abbiamo, usiamola. Esatto, perché non l'ho usata? Non lo so. E questo verrà utile da sapere anche poi. Perché sto facendo questo? Perché sono giovane e stupido. No, in realtà non sono giovane. Ok, adesso si ragiona. Perché uno solo è un altro paio di meringhe. Là. Sì, in effetti li ricordavo più bastardoni. Ok.
Perfetto. Escrementi. Che possono anche tornare utili, se volete disseminare della cacca a vanvera. Scusate, ma la curiosità è figlia del progresso. Voglio vedere una cosina io, giusto per rendermi conto di quanto la remastered abbia fatto bene a questo gioco. Ce n'è ancora uno. Tanto scusate il rantolo, ma ho mangiato dei ramen troppo conditi di pepe e questo mi ha creato del documento. Allora, loro sono backstabbabili, ci tenevo a sottolinearvi la cosa, ma come vedete è quasi più pra... Ehi, cincio allegro, che possino, dai, tacca, tacca, tacca. Ehi, vecchio scorreggione. Dai. Allora, vi ricordo di stare attenti quando venite da queste parti per le primissime volte, perché ci sono dei sapidi figli di Cerbottana da queste parti che ci tengono a farvi vedere quanto sono bravi a scassare la minchia, e vi garantisco che sono veramente bravi a scassare la minchia. Oh, ti stunni, Pensate che poi saranno tutti da saccagnare con allegrezza la per la culacchia di Belzebù, Ok, hanno il loro frame di invincibilità, il loro attimo di gloria, ma noi gli insaponiamo le terga come va fatto. Non siamo qui per ostentare pigrizia per quanto concerne il menare i cani per l'aia. Siamo veramente bravi a farlo e non abbiamo paura di morire con mestizia, esatto. 1172 anni solo per togliermi lo sghiribizzo di schiacciare un fruncolo nella città infame. Volevo vedere com'era calato il frame e via dicendo. Allora, adesso farò una cosa che non avrei mai voluto fare in vita mia. E lo so, sono un cretino. Sono un cretino perché questo ha fatto sì che io non... vabbè, tanto, bene o male... Sì, no, stavo riflettendo fra me e me che bene o male non è una questione di life points, quindi almeno una morte per video cercherò di regalarvela con gioia. Allora, logicamente anche quella zona è fattibile come tutte, anche in solo level 1 per dire, se siete un po' più svegli di me soprattutto. Anzi, cerchiamo di fare una cosa, ecco, adesso vedrò di ricordarmi di rimandare su subito l'ascensore. Stavo dicendo, andremo a recuperare le nostre anime e poi andiamo a fare quello che volevo fare, che i più scafati di voi sapranno già di cosa sto parlando, vero? Vero? Ehi tu, che stai guardando questo video del Silver Player, ti sei ricordato di iscriverti al canale e di attivare la campanella? Così in gioiezza e scioltezza? L'hai fatto? Perché potresti perderti i fantastici video del Silver Player qui sul canale del Silver Player. Ok, ho fatto la mia minchio spam. Vabbè, tanto il canale mio, che cacchio spam. Qui c'era nulla, no? Che c'è nulla, no? Benissimo. Allora, il cancellino rimane aperto. C'è qualcuno che ci segue, lo sento. Lo sento in fondo al cuore, con gioia. Hai tentato di smarcarti perché sei un furbacchione. Allora, una cosa a cui vi consiglio di stare molto attenti, e mentre lo consiglio a voi lo ripeto anche a me stesso, è fate poco i pirla, nel senso, quando si tenta di recuperare le anime, di rifare un pezzo che avete già fatto, così si tende ad esagerare, nel senso a fare le cose di fretta e via dicendo, e la fretta è cattiva consigliera, quindi fare un errore che porta a perdere quanto di buono fatto finora è un amen, quindi state bene attenti. Allora, adesso ci servirà l'osso del ritorno, perché io sto per fare una manfrina veramente urticante, perché sarà facile che io muoia, quindi la morte che ci ha colto in questo frangente è un elemento molto relativo, non è così grave, perché probabilmente sarei morto comunque qui. Allora, se riesco a non morire qui farò un figurone con gli amici a casa. Io purtroppo però non mi ricordo quale dei due item sia la spada. Quale dei tre item sia la spada? Santa Saraca. Allora, lì, lì. E non mi ricordo nella caverna qui cosa c'era, perché poi tanto me ne vado.
e la caverna è custodita da lui, quindi no, per ora non mi conviene. Non tenterò il dribbling, spero di recuperare la spada, lo scudo e le scamorze di Mammeta, eh? Allora, vediamo se ce la faccio. Anima di cavaliere valoroso, e questa non comportava una mazza. Scudo cimino del drago, spada leggera di Astora, perfetto. Ok, siamo riusciti, sì, perfetto. Perfettissimo, ok. Abbiamo trovato una scorciatoia per rimetterci le 1212 anime, di cui ce ne frega fino a un certo punto, perché comunque sia quello che ci interessava, ce l'abbiamo. Non so se posso già usarla, io ho livellato anche forza, già che avevo qualche anima da spendere. Comunque sia, il set di scudo e spada di Astora era ciò che ci interessava, quindi morire va bene, non stiamo facendo una RAM incentrata sul non morire. Allora, peso 3, che è leggermente più dell'accetta, però come vedete ha il doppio danno, perché fa danno normale e danno magico. Perché mi dice meno 49? Ah, perché non abbiamo ancora gli attributi necessari per usarlo, ci manca un po' di destrezza. Che cosa sinistra la destrezza, mannaggia la pupazza. E lo scudo, presumo che invece potremo usarlo, esatto. Lo scudo si fa decisamente più interessante, là, perfetto. Direi che per recuperare un pochino di peso possiamo tranquillamente levarci questo. E scusate, è così proprio per vezzo mio. Quanto minchiazza, no, pensavo peggio, ci sono mattine che mi sono svegliato in condizioni più orripilanti. E questo è tutto un dire. Vorrei provare a ciucciare degli escrementi, così... La 2000, è bene, bene così, bene così. Quindi possiamo equipaggiare la spadizza se tiriamo su la destrezza. Quanto ci attizza la destrezza. Allora, aspetta lì un momento, fa il bravo che vediamo. Allora, adesso dovrebbe... Mazza, il menu devi fartelo passare tutto ogni volta. Non vedo l'ora di avere... Aspetta, non si può abbandonare gli oggetti finché non... Benissimo, non vedo l'ora di avere la cassa dell'equipaggiamento. Allora, spada leggera di Astora. Ci manca... forza. Ah no, ci manca fede. Porca galera, ecco cosa ci mancava. Ci manca fede, perché l'arma è benedetta, ha i suoi porci vantaggi. Quindi ora, che cacchio faccio? A fede siamo messi a 8, 14, quindi dobbiamo aspettare un attimino. Vabbè, intanto abbiamo lo scudo. Va bene, allora, sono mica convinto di voler tirar su fede, eh. Ci avrei altre priorità io nella vita. Vabbè, dai, tiriamo forza 15 e poi ci ragioniamo su. Che tanto, per quello che dobbiamo fare ora, anche l'accetta la si accetta come gioioso compagno di viaggio. Allora, perfetto, buon vincere la fiaschetta Estus, perfetto. Va bene, comincia effettivamente ora l'avventura. E come consigliavo poc'anzi, poca fretta ragazzuoli, perché qua è un amen pucciarsela nel secchio. Come vedete, andare a cambiare lo scudo permette di parare anche i danni che prima non si potevano parare, e questa cosa veramente ha un suo stupendissimo vantaggio. Allora, consiglietto del Silver, come detto poc'anzi, non fatevi traviare dalla fretta, perché in Dark Souls è un attimo pigliarla nel puparuolo, come sto facendo ora. Botta di culo col fischio, botta di culo col fischio. Vi stavo dando una lezione di vita e vi stavo anche allegando una pratica lezione di morte. Ok, ciao pali e ciuccia. Là, ricordatevi sempre la stamina per gli attacchi. Allora, stavo dicendo di andare con cautela, perché il tizio sopra tirava le bombe e per non tirare una bomba quasi stavo cascando di sotto. E sono cose fantastiche, meravigliose, dovrei dire. Allora, corbezzoli. Nella versione PS3 il corvo si vedeva mai alla distanza così? O scompariva dietro una coltre di nebbia infausta? Che è? Cos'è questo tedioso suono che accompagna le nostre... Eh? Vabbè,
qui c'è l'anima di non morto perduto. Allora, aspetta lì un momento, perché comandi, allora impostazioni comandi, ok, salta cerchio, ok, non ci riuscirò mai, vero? Va bene, ci proviamo, perché poi è un amen morire, Perfetto, fantastico, mi sento gaurro come uno sciampista. Allora, un pratico saluto a tutti gli sciampisti. Vabbè, vi ricordo che qua poi verrà messo addirittura un mercante. E qua c'è un anello del sacrificio, un anello che ora come ora non è prettamente indispensabile, ma più avanti sì, decisamente sì. Allora, la cosa brutta è che qua non è tanto difficile saltare in qui quanto il tornare indietro. Allora, perfetto, ce l'ho fatta senza morire. Voi direte, Silver, guarda che è un salto facile. Sì, lo so che è un salto facile, ma sono il Silver. Sono capace di fare cose veramente infauste quando mi ci metto d'impegno. Ok, allora, qua sento un rumore tipo di topo. Tipo topo. Vi ricordo che questi topastri, se massacrati a dovere, possono elargire anche umanità, perché noi siamo come i ratti e quindi elargiamo umanità. Questa è una di quelle porte che si apre solo dall'altra parte, non servirà a nulla avere la chiave e niente, bene, andiamo, l'avventura comincia qui a voler guardare, e qua le cose cominciano a farsi serie e quasi interessanti. Dai, vieni, Ciccio, vediamo se mi ricordo prettamente tutto di passaggi segreti, cunicoli, trogoli, crogiuoli e via dicendo. Allora, come vedete là sotto ci sono dei fantastici tizi appesi che aspettano solo che noi passiamo di lì per venirci a scassare la culacchia e anche i cosiddetti tre quarti di Wallera. Allora, oggettino lì, oggettino là, si potrebbe saltare giù di, ma noi saltiamo giù di qua giustamente. Allora, va lì, guarda lì che bel, perfetto. Allora, qui adesso si viene tediati a morte da sti tizi che non hanno neanche la decenza di... Ah, che goduria all'anguria. Ecco, forse facevo bene a scassafottere prima il tizio che tira il col bombardino dal lato di sopra. Perfetto, fantastico. Chi di noi non voleva una spada leggera spezzata? Allora, ma la cosa interessante non è lì, ma qui. Vedo che il ragdoll non l'hanno sistemato mai. Qui non c'era... Scusa, esatto, stavo dicendo. Qui non c'era un simpatico passaggio segreto. Anima di non morto perduto, tutta roba che fa comodo. Fra l'altro, da queste parti c'era una sorta di glitch saltando su un davanzale della finestra da qua sopra e via dicendo, non me lo ricordo, ma si scavalcava mezzo borgo dei non morti e si arrivava dritti tipo dalle parti del demone capra, e sono cose veramente belle da sentire. Io ho sentito qualcuno che cascava, ok, era lui che è sceso di sotto, però quindi non ce ne può fregare di meno. Allora, sdraiamo cesti, veniamo pendenti. Ecco, loro sono scassabili anche da appesi, non tutti, meno non tutti, perfetto, quanta gioia in fondo al cuoricino. No, loro sono pericolosi quando fanno sta cosa odiosissima. Silver, hai sconfitto draghi, non morti, non vivi, gente metà e metà, e poi ti fai fregare ancora come un pistola da sti cotennoidi. Alle volte capita. Allora, qui ci dovrebbero essere delle chincaglierie inutili, se non ricordo male, del Charpame, esatto, del fantasticissimo Charpame. Qualcuno è morto di sua spontanea volontà, cosa che apprezziamo alquanto. Cerchiamo di tenere sempre il livello di salute in buona salute. Saluti a casa, saluti e baci soprattutto. Allora, perfetto, là. E... sto guardando una roba bella e una roba brutta. Ah no, è Edera. Ok, qua c'era tipo la balestra o qualcosa del genere. Io vado sempre a memoria, ragazzuoli. Umanità.
Umanità. Vabbè, potevo evitare di canticchiarvela. Perfetto. Allora, qua attenti che c'è una bella imboscata. Via qua. Allora la balestra è al piano di sopra, eh. Allora, arrivare da queste parti con un filino di anime è consigliabile, poi capirete il perché fra poco. Lo capirete fra molto poco. Allora, questa ad esempio di nebbia me la ricordavo, è fantastico come me la ricordavo bene. Perfetto, anime. Perché le anime che risparmierete qui vi serviranno per risparmiare, per ottenere una delle armi migliori che potete acchiapparvi in questo momento. Perfetto, allora lì non ci interessa, dobbiamo andare di là a recuperare quella scala lì. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, là, là, là. Guarda quanta umidità, veramente quanta umidità. Allora, se non avete fatto la mossa sagace del Silver di venire ad acchiapparvi lo scudo del cimiero del drago, eccetera, eccetera, cosa che appunto vi consiglio di fare quanto prima, per quanto sia rischioso, ma poco importa morire una volta per sopravvivere molto di più. Ecco, se posso consigliarvi di farlo, fatelo. Ecco, scusate, lui è veramente... Oh, quanto sei inverecondo e immondo. Allora, direi di accendere subito il falò, anche se in realtà ci siederemo dopo. Ok, come vedete lì la scala è impraticabile, qua c'è la prima shortcut veramente potente del gioco, ma ci arriveremo fra un momentino. Prima andiamo a debellare questo cancro pilifero, che sono sti tizi veramente... Dai. Oh, benissimo. Quando sono in due è una roba, ma quando sei da solo, eh? Attenzione, ho avuto per una volta un vantaggio nella vita. Ciao, è stato bello. Guardate là sotto come ci attendono con gioia. Li vedete? Dobbiamo andare proprio da loro fra poco. E per andarlo dobbiamo lasciarti qua. Vedo che a grandi linee tutto è rimasto com'era. Dai, ti abbiamo visto tutti, eh? Bravissimo, guarda quanto sei simpatico. Oh, oh, oh. Dai, fategli un applausino, fatelo contento. Scrivete nei commenti qualcosa di simpatico a suo indirizzo. Allora, lui è un mercante molto importante, perché ci venderà qualcosa di prettamente indispensabile. Però, prima di mercanteggiare col mercante, direi di esagerare per permettere di comprarci un po' di roba. Perfetto, che bello vedere quei titoli successivi in cui puoi sgranocchiarti i multipli invece di doverli fare tutti ad uno. Allora, lui, se volete, poi potete anche ucciderlo per ottenere la sua fantastica spada, che ha un nome, che lui sembra parlare di una donna, in realtà parla con la sua spada, che è stupendo. Credo abbia anche un codice fiscale da qualche parte, però non è che ho sindacato troppo. Esatto, io ho mantenuto il senno, tu meno. Lui commercia in anime, è fantastico. Esatto. La cosa bella è che quando uno passa di qui e sente queste parole per la prima volta, si caca un po' in mano. Però la cosa fantastica è che quando tu sai col senno di poi che in realtà è solo l'inizio, minchia. Allora, qui possiamo prendere polvere riparante, per ora direi di no. Allora, di questo niente. Scrivi, visualizza, vota messaggio, per ora non è che ci interessa. Ok. Chiave della residenza, assolutamente sì, perché ci servirà e ci tornerà molto utile. Allora, qua possiamo acquistare già qualcosina a livello di armi e vi dicendo, ma avendo fatto quello che ha fatto il Silver, ci possiamo risparmiare il tedio e la mestizia di andare a recuperare appunto i soldini per uno scudo. Ottimi questi tondi e piccini per farsi i perri, però non ci interessano per ora. Allora, noi possiamo comprarci frecce standard, frecce di legno. Frecce grandi non possono essere tirate con questo di arco, sì. Ah, non me le ricordavo, non me le ricordavo. Va bene, direi che possiamo comprarci un pepiniello di queste.
Ma sì, dai, tanto ci abbiamo i soldi che sbrodolano. Ok. Annulla, perfetto, va bene. Facciamo così. Ok, 1000. Perfetto. Ha speso 1000 anime in frecce, è un cretino! Lo so. Non pago, mi spenderò anche le restanti 57. Così, proprio, per fare lo sborone. Allora, come detto, potete anche attaccarlo. Allora, là. Queste le equipaggiamo così. Nell'altra manina mettiamo l'arco. Scusi, così per destrezza 12. Sti cacchi. Vabbè, non è un problema. Non è un problema. Fa niente. Intanto ci sobbarchiamo il peso. Domanda. Ah, ok, lui non ci permette di vendere. Benissimo, salutami a Sorata. Oh, come detto, lo sprecare anime come ho fatto io per le frecce e via dicendo, è una cosa apparentemente insensata, perché fondamentalmente non è che, ma si possono farmare, basta avere tempo e voglia, quindi non è che sia proprio così indispensabile avere migliaia e migliaia di anime da non spendere in frecce, eh. Sì, in realtà è che mi sono reso conto di aver speso 1000 anime in frecce, mi sento un cretino perché un livellino in più me lo facevo volentieri. Vabbè, fa niente, recupereremo anche quelle. Massimo, come detto, farmerò un pochinello di anime off-screen senza avanzare. Vedo che il dettaglio grafico è veramente meraviglioso, anche se alcune cose sembrano un po' appiccicate con lo sputo. Voilà, fantastico. Adesso vediamo di farcela. Perfetto, ora andremo a chiappare la balestra. Io mi ricordavo prima, ma in realtà non era così. Perfetto. Piace questa scelta di 16 dardi. Allora, possiamo scendere di qua oppure scendere di là. Quanti di voi sono scesi di lì? E quanti ancora sono scesi di qui? Ce l'ho fatta, e sei un figo, eh. E sei un figo, lasciati dire che sei figo. Avete capito perché non mi sono seduto al falò? Da un lato la cosa ha i suoi vantaggi, dall'altra c'ha i suoi svantaggi. Nulla di che. Allora, vi stavo dicendo dello scudo. Allora, lo scudo perché ha la sua importanza? Per il semplice fatto che se non avete raccattato lo scudo, quello che ho preso io, qua trovate lo scudo di legno. Buonissimo anche lui, eh? Buonissimo anche lui. Ottimo per la fase iniziale, quindi direi non pensateci su troppo se avete intenzione di. Allora, permettetemi ancora di tediarvi un secondo con l'utilizzo. Grande anima di soldato senza nome. Dovrebbe. Vabbè, potevo usarla direttamente essendo una sola. Sono un pistola a quadrelli. Allora, 1080. 1080, avanzamento di livello 800. Vabbè, ok, ci stiamo dentro. Allora, destrezza, ci manca ancora un punto a destrezza, vedi, se non compravo tutte quelle frecce, mannaggia a me, ecco, sono un cotennoide. Vabbè, diciamo che è relativo. Come vedete abbiamo recuperato le nostre fantastiche, no, le fiaschette Estus, no, è vero, non le recuperiamo, perché solo il falò del santuario delle gambe del fuoco, lì all'inizio, ci darà le 10 Estus, gli altri ce ne daranno 5, quindi più ci allontaneremo, meno il fuoco sarà efficace, se non ricordo male. Se ricordo male vuol dire che sto dicendo minchiate, vabbè, portatevele a casa con gioia. Attenzione, attenzione, ecco, non mi ricordavo che c'erano i bombardini, i bombarruoli che sono lì apposta per caccare la minchia. Allora, se non ricordo male erano in tre. Ok, vediamo di non sprecare la stamina correndo. Ok, ah, che goduria. Come mi piace il polpo con le patate. Anche se preferisco le patate in generale senza polpo. Ok, perfetto. Questa è un'altra porta che non si può aprire con questa, con la chiave che abbiamo, eh. Perfetto, adesso dovrebbe
dovremmo avere ancora qualcuno che ci tedia con la sua persistente esistenza. Allora, tu via qua. Là, guarda che bello, quanto è bello morire in piedi, eh. Perfetto. Io ogni tanto mi fermo perché il rumore dei nostri passi echeggia nella stanza. Allora, qui bombe oscure, se non ricordo male. Silver, grande, tanta roba, tanta roba. Ma sai, le ho raccattate circa quelle 6.000 volte. Qua, imboscata. Dell'imboschifo, là. Sempre utile per farmare. Esatto. Adesso. Qui la cosa si fa già più interessante. Dai. Ecco, vi esorto sempre ad avanzare con cautela perché è quella che fa la differenza, eh. Là. Quanto è bella la cautela! Sì, quanto è bello cautelarsi con cautela. Allora, qui troviamo un simpatico arciere o balestriere o scassa wallerere. Io mi sono sempre chiesto, e non l'ho mai fatto e non lo farò nemmeno ora. Intanto guardate che abbiamo recuperato un'umanità così gigioneggiando. Se si tira una freccia scaraventata nelle gonadi di quel signore là in fondo, dove abbiamo puntato il cranio noi in questo momento, questo si sta eccitando come un scimmia! Si sta eccitando come un scimmia, guardatelo come si infervora con poco. Diciamo, vabbè, stavo dicendo, se lo scassafottiamo lui, gli cade la biglia? Vabbè, sono cose belle da sapersi. Allora, dicevamo, allora, vediamo un pochino se posso fare, visto che ce le abbiamo, sprechiamole. Là, così, in scioltezza. Ciapa lì e ciuccia, perfetto. Perché se ti avvicini cominciano a sbombardinarti, che è un festone, no? Allora, se invece te non ti avvicini, guarda con quale processione lenta e sagace, tac, tac, benissimo, mi ha sbombardinato lo stesso. Sei un figlio di un trogolo adagiato nel medesimo e solito crogiolo di pane. Allora, tanto poi ci torniamo a casa fra non molto, quindi non è un problema. Allora, qui se non ricordo male si poteva, no, non si poteva saltare di lì, ma non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Allora direi, onde evitare di perdere le anime in maniera veramente melliflua e pilifera, soprattutto pilifera più che melliflua. Ecco, questo non lo ricordavo. Non ricordavo che si potesse stendere a prendere. È un anello pressoché interessantissimo, ma inutile per il Silver, perché il Silver non usa di questi anelli. Allora, la residenza serve per. È fantastico perché la chiave della residenza occorre per andare a aprire questo baule e recuperare della gioiosa resina dorata che ci servirà per il prossimo boss. Allora, vediamo un pepiniello se. Sì, facciamo dei danni. Non è che facciamo dei danni, sei proprio stronzo. Sei proprio stronzo perché mi hai fatto l'accelerata nel momento meno opportuno. E io ti spacco i tavoli, eh? Rissa, ti spacco i tavoli. Adesso a chi la racconti, eh? A chi la racconti? Vieni qua, spacchiuso che non sei altro. Allora, vieni qui anche tu. Dai, su. Questi vi consiglio allegramente di affrontarli uno alla volta, perché sanno essere veramente stronzi se vi caricano per le scale in più d'uno. Non sono difficili, sono solo messi bene, fatti apposta per dar fastidio. Allora, qui scatta il trappolone, tizio lancerà roba, esatto, là. Diciamo che capita a tutti di morire almeno una volta lì se non lo sai, quindi non sentitevi troppo in colpa se morite lì. Allora, perfetto. Lì c'è quella famosa porta che non andrebbe mai aperta. Siccome io però sono un tedoforo e un temistofelico, adesso non pago di tutta la nefandezza che mi porto da casa, tenterò di perdere, ok, non ricordavo se qua c'era un oggetto e mi sembrava appunto che non vi fosse. Allora, tenterò con tutta la cupidigia che mi contraddistingue di far fuori lui.
che è immune al fuoco. No, infatti, ma alle calde arroste sì. Qualcuno che abbia voglia di ricordarmi che cacchio voleva dire quella scritta? Ok. Lui, se lo portate in una zona, in una zona gestibile, non è così difficile, eh? C'è lì che vi frega è lo spazio stretto, vi renderete conto poi giocando che ne farete fuori a centinaia di gentaglie come lui. No, un bel pezzo di titanite che serve anche per rafforzare le armi. Come vedete ci siamo portati a casa anche 800 baiocchi inanime e direi che è una cosa veramente interessante. Allora, come detto, qui c'è un anello, non un anello per come gioco io interessantissimo, quello che si vedeva da lì sopra. Si poteva saltare in preda alla gioia, però vi garantisco che pigliarla nel secchiolo è un amen, perché ti ritrovavi davanti lui e non ha molta pietà. Allora, lo possiamo equipaggiare perché aumenta la difesa quanto i punti vita scarseggiano. Allora, quando i punti vita scarseggiano basta un peto e muori, quindi io veramente non è che credo che però sia proporzionale, molto più utile probabilmente quando si hanno molti più punti vita. Allora, adesso vediamo di farcela. Se non ricordo male c'era una lucertolina di titanite, ma mi sa che era al piano di sopra. Non c'è la lucertolina di titanite? Dove cazzarola è? Scintillina, dove sta? Dove sta? Lì è qua. Lì è qua. No, 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 no. Porca... No, no, non fartela scappare, non fartela scappare. Ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Ti odio, urca che culo. Che culo, che culo. Stavo sudando freddo. Allora, qui dietro questa nebbia c'è una simpaticissima boss fight. La faremo nel prossimo episodio, perché adesso vorrei portare l'Eterga a casa un momentino per essere sicuro al 100%. Lo so, è da pollo fifo, ma in realtà è perché nel prossimo episodio, Luchadores, vi deluciderò anche su quella cosa che volevo dirvi che si trascina da Dark Souls 3. E, buona a sapersi, perché è una cosa che io ho scovato, perché mi è sorto un simpaticissimo dubbio giocando Dark Souls 3, vedendo una determinata cosa, e ho fatto un tentativo, ho parlato con un NPC dopo aver finito il gioco e questo NPC mi ha rivelato un qualcosa che non ho mai visto citato da nessuno. E niente, quindi vi mostrerò questa cosa nel prossimo video, dopo aver battuto il demone toro, perché la cosa si ricollega lì. Adesso avanziamo un momentino di livello con destrezza in modo da poter usare l'arco e poi boh, che facciamo? Tiriamo su fede per usare quella cacchio di spada? Perché in realtà non è che ci dia grandi vantaggi in fase d'attacco. È quasi meglio l'accetta tirata su a forza. O tirata su a schiaffi, come volete voi. Sì, quello però fa anche danno magico. Vabbè, dai, non sto a tediarvi. Tiriamo su anche la fede, dai. Sì, dai. Obiettivo fede 15, 12, che cavolo era, poi controllerò. Vabbè. Perfetto, ho fatto anche questa, altra roba di cui pentirmi amaramente. Non torneremo umani perché ora come ora non ci serve per affrontare il prossimo boss che una volta affrontato ci permetterà di sbloccare anche questa shortcut e tutto diventerà più bello, limpido e felice. Luchadores, come sempre, Silver e Silverius vi ringraziano, noi ci vedremo nel prossimo video direttamente là davanti alla nebbia, così vi evito il tedio di rifare il giro eccetera, insomma, sono una brava persona, ditemelo che sono una brava persona, mi raccomando. Luchadores, iscrivetevi, commentate ed iscrivetevi, che io vi aspetto alla prossima, ciao ciao. Guardali che bravo, ciao ciao, sei orribile ma sei gentile.
Luciadores, chiedo scusa, sicuramente mi avrete già tempestato di messaggi per farmelo notare, ma per rendervi conto che le cose poi me le ricordo pian piano. Il falò centrale, quello dove c'è la guardiana del fuoco, dà 10 fiaschette Estus. Gli altri hanno il limite impostato a 5 perché la fiamma degli altri falò, che sono quelli più lontani, va ravvivata. Quindi bisogna tornare umani e sacrificare una seconda umanità per poi poter ravvivare la fiamma. Così facendo, come vedete, anche i falò secondari danno 10 fiaschette Estus. E come vedete, nel frattempo mi sono messo anche il randello in mano, che fa sempre bene. Ecco, scusate questo piccolo appunto in post montaggio, ma niente, andava fatto perché poi so che siete pignoli e mi bacchettate. Fate bene, correggetemi. Poi vengo a casa a cercarvi e ve la faccio pagare.